Inaugurata stamani dalle autorità cittadine, provinciali e regionali, la passerella ciclopedonale che permetterà agli utenti della Treviso Ostiglia di oltrepassare il fiume Brenta. È passato poco più di un anno dal Bomba Day, poi il cantiere ed ora l'opera è finalmente terminata. In questi anni abbiamo creduto nel tema delle piste ciclabili. Si chiama Treviso Ostiglia, non si chiama Treviso Gresignano. Quindi rassicuro che, cioè, con la Lombardia abbiamo già parlato, sono pochi chilometri, però sono strategici anche quelli lombardi. E noi continueremo anche con l'idea, cogliendo anche appunto l'intervento di Barbara, continueremo con l'idea di finanziare giorno dopo giorno il completamento di questa infrastruttura, che poi di fatto lo è, no? Perché poi già parliamo di manutenzioni. In generale, per vendere la suggestione, il nostro obiettivo sono 1.000 km di piste ciclabili in Veneto. Prima è stata ricordata la Cortina a Venezia, ricordiamo la Greenway e il fatto di metterle tutte in rete queste piste. Cioè il nostro Santiago di Compostela sta prendendo forma. È un turismo al quale vogliamo dare una risposta, c'è molta richiesta, vi capiterà di vedere ormai se voi navigate sui siti internazionali, soprattutto in lingua inglese e tedesca, vedete che ormai si inizia a proporre il pacchetto turistico con le piste ciclabili del Veneto e questo ci fa piacere. Ringrazio tutti quelli che sostengono questa sfida, a iniziare da Ciano Raniere, quindi FIAB, perché loro sono stati, hanno avuto la fortuna che hanno trovato noi adesso, ma prima hanno tribolato tanto. Però al di là delle battute, ringrazio veramente tutti, ai bambini e ai ragazzi, la pista trattiamola bene. La pista trattiamola bene e ha ragione la presentatrice, noi l'abbiamo realizzata per voi. Noi l'abbiamo realizzata per i ragazzi, per i bambini, per tutti quelli che comunque la utilizzeranno molto più di noi. Quindi organizziamo però anche qualcosa che partiamo da Treviso, cominciamo a venire in giro una volta all'anno, facciamo una bella roba, in maniera tale che cominci a diventare un evento. FIAB si prende l'impegno, ok? L'opera aggiunge un altro tassello alla Treviso Ostiglia, che nella sua parte veneta potrebbe essere presto completata. A mancare infatti sono solo alcuni tratti in territorio vicentino e l'ultimo miglio a Treviso. Un'inaugurazione di stamani a cui hanno preso parte anche i giovani studenti delle scuole del territorio e varie associazioni, tra cui la FIAB. Da Piazzola sul Brenta e Campo San Martino, Swiss Channel News.